Siamo al capitolo 1 della prima lettera a Timoteo. Noi abbiamo fatto i primi 17 versetti del primo capitolo della prima lettera a Timoteo e, se ricordate, il tema, dopo il saluto, dopo un primo avvertimento che Paolo dà a Timoteo di far bene il suo incarico, di svolgerlo bene, c'è la grande preghiera, una preghiera che è fatta di lode e di ringraziamento a Dio. Per che cosa? Perché ha dato a Timoteo la possibilità di. E l'ha fatto perché? Perché l'ha fatto vescovo, di fatto, quindi di essere testimone, di essere apostolo e così via. E subito dopo, versetto 18, questo ringraziamento generale a Dio e al suo progetto di salvezza che riguarda tutti noi, lo applica a Timoteo e dice: Timoteo, figlio mio, ti lascio queste raccomandazioni ricordando ciò che i profeti della comunità hanno detto di te. Sì, perché Timoteo è stato creato vescovo attraverso l'imposizione delle mani dei responsabili della comunità nella quale partecipava, lì a Roma, e anche i profeti. Chi sono i profeti? Sono coloro che nella comunità cristiana hanno il compito, il ruolo, è un carisma, è un ruolo indicato da Dio, di annunciare e spezzare la parola, applicarla alla vita concreta, aiutare gli altri a capire e vivere la parola di Dio. E questi profeti avevano parlato a nome di Dio, confermando l'incarico dato a Timoteo. Quelle parole dei profeti siano la tua forza nella buona battaglia che devi combattere. La vita cristiana, il compito di vescovo, come buona battaglia. A noi, noi europei, oggi, dopo due guerre mondiali in 20 anni, non è che il linguaggio bellico ci piaccia molto, applicato alla fede, eccetera. Però il significato lo sappiamo, lo comprendiamo quello, no? Una battaglia buona vuol dire una coerenza, un impegno serio, costante. Perché? Perché vivere la fede non è mai una passeggiata in discesa. È sempre un impegno. Alcuni non hanno ascoltato la loro coscienza e hanno rovinato la loro fede. Cioè, sono traviati proprio davanti alle difficoltà, davanti al peso. A un certo punto hanno pensato di trovare delle scorciatoie, sentieri nuovi, ma che li hanno portati chissà dove. Tra questi ci sono Imeneo e Alessandro. Noi non sappiamo chi fossero, però sia Paolo sia Timoteo li conoscevano bene, perché li nomina qui anche in altre parti, quei due lì. Erano due collaboratori, facilmente due responsabili di comunità, che però a un certo punto hanno fatto scelte non confacenti col Vangelo di Gesù. E cioè, io li ho abbandonati a Satana. E cosa vuol dire abbandonare a Satana? Scomunicati. Cioè, ho imposto loro di non partecipare agli incontri della comunità per la celebrazione dell'Eucaristia, per un po' di tempo, almeno finché non capiscono di aver sbagliato e cambiano, magari accettano di riconoscere che la scelta fatta non era migliore. Perché se loro riconoscono di aver sbagliato e tornano a impostare la loro vita e il loro insegnamento in base al Vangelo di Gesù, non è condannare qualcuno all'inferno, ecco. Il linguaggio è forte, è ebraico. Quando Gesù nel Vangelo dice: chi non odia suo padre e sua madre non è degno di me, è mio Dio. Avere ancora odio verso il padre e madre, ma chi non preferisce, cioè, sono parole che vanno interpretate, perché sono esasperate come impatto. Lo stesso qui: ti abbandono a Satana, è cruel di chi? Non puoi partecipare agli incontri della comunità dove si celebra l'Eucaristia, e non potrai farlo finché non cambierai il modo di vivere la tua fede. Se torni nel solco del Vangelo, ok, altrimenti. Infatti lo dice: così impareranno a non parlare più contro Dio. Perché poi, ecco, una delle specifiche della gnosi in particolare, qual era? La gnosis, era che l'uomo a un certo punto è lui a salvare se stesso, non è Cristo, non è Dio. Dio ti dà la fiammella divina, l'immagine e somiglianza di Dio della creazione. Cristo ti dà un appoggio, ti dà una spinta, ma a salvarti sei tu. Cioè, è un po' l'orgoglio umano che spunta fuori, ricoperto di parole di fede. Di fatto è quello anche. Ecco perché Paolo dice un parlare contro Dio, cioè dire che non è vero che è lui che salva. Infatti, qual è la frase centrale della preghiera? Che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Dio vuole salvare tutti,
E la prova che vuole salvare tutti qual è? Cristo in croce. Perché Cristo in croce ha realizzato, diceva, quel sì totale a Dio che è capace di cancellare tutti i no, quindi di dare speranza a chi non ha speranza, a chi non la merita, a noi. Ma appunto se io tolgo la Pasqua cosa resta?